Se sapessi che i tuoi amici stanno pianificando di ucciderti, continueresti ad uscire con loro? Un gruppo di amici dediti al satanismo, una serie di omicidi efferati, una storia tra le più feroci della cronaca italiana. Era il 2007 quando un gruppo di ragazzi che si faceva chiamare le Bestie di Satana venne condannato per l'omicidio di 4 persone con il sospetto di molte altre vittime mai confermate. Andrea Volpe confessa, quella notte di 6 anni prima, lui, Nicola Sapone e Mario Maccione hanno ucciso Fabio Tollis e Chiara Marino. Gli incontri che ho fatto durante le giornate di riprese di questo video sono sicuro che me li ricorderò per sempre. Avevo in mente tutt'altro, non di certo di arrivare a quel punto lì. Ma, come al solito, facciamo un passo indietro. La storia delle Bestie di Satana inizia negli anni 90, poco dopo gli omicidi in Norvegia che hanno contraddistinto la nascita del black metal, come quello del chitarrista Euronymous da parte di Burzum. Era un periodo strano, tanto che quegli specifici gruppi nord europei non solo ammazzavano, bruciavano anche chiese e utilizzavano addirittura la foto dei loro amici morti come copertine dei dischi, esportando inconsapevolmente anche fuori una visione del mondo non proprio positiva. Nasce tutto dal satanismo, dall'odio verso la chiesa, dalla ribellione e dal nichilismo di un gruppo di ragazzi che non si sentivano parte del mondo. Una storia che si è riproposta più o meno nello stesso modo anche in Italia. Nicola Sapone, Paolo Leoni e Mario Maccione erano solo alcuni dei membri di questo gruppo di amici dediti al satanismo, che si è trasformato nel tempo in una vera e propria setta in cui droghe pesanti e omicidi in nome di Satana divennero gli elementi centrali della loro unione. O almeno questo è quello che si pensava. Il mio obiettivo, a distanza di quasi 30 anni, è raccontarvi una delle pagine più scioccanti e violente della nostra storia. Questa storia inizia proprio grazie a uno dei membri della setta, Mario Maccione, che decide di contattarmi per raccontare la sua esperienza, tutto quello che ha passato e chi è diventato oggi. Devo dirvi la verità, dopo aver letto qualcosa, aver ascoltato dei podcast su questa vicenda... Quella notte, Chiara e Fabio vengono colpiti con martellate e coltellate. Non ero proprio tranquillissimo di incontrarlo, ma la storia era davvero troppo interessante per non affrontarla in qualche modo. Decidiamo quindi di chiamarlo, facendoci spiegare brevemente chi è, cosa fa e, soprattutto, se è possibile, girare a casa sua. La risposta, comprensibilmente, è negativa. Vuoi evitare questa cosa perché le persone che hai vicino oggi non sanno cosa è successo? Sì, diciamo che quelli più stretti lo sanno. Tanti non sanno niente, non mi hanno riconosciuto. Mi propone, però, altre idee. Io faccio molte escursioni, sono molto a contatto con la natura. Vado anche in siti molto interessanti. Ok, le location ce le abbiamo. Ma in realtà, prima di incontrarlo, vorrei parlare con qualcuno che l'ha conosciuto prima e durante gli avvenimenti legati al processo. I tuoi amici più stretti, secondo te è possibile parlare anche con loro o no? C'è una persona, volendo. Okay. Sicuramente questa persona mi ha conosciuto prima dei fatti, poi dentro, e poi ci siamo rincontrati dopo in Sardegna. È la prima persona da cui andremo. Ma in tutto questo mi chiedo, perché farsi avanti così, dal nulla, dopo tutti questi anni? Non mi sono mai fatto problemi, nel senso è una brutta esperienza che ho vissuto, che però secondo me ci sono altre scelte nella vita e non si deve per forza continuare su quella strada, no? Quello che cerca Mario è quindi una sorta di redenzione rispetto ai crimini che ha commesso in passato e la sua volontà è sostanzialmente quella di mettere in guardia gli altri per evitare che passino quello che ha passato lui. E quindi, senza perdere tempo, si parte per la Sardegna. Oggi dovremo fare una marea di chilometri in giro per tutta la Sardegna alla scoperta di uno dei casi di cronaca nera più importanti della storia italiana. La prima tappa non è quindi Maccione, bensì Marco, un suo amico fin da prima degli omicidi. Mancano 2 minuti e arriviamo da Marco, che lui ha descritto così. Marco Caboni, negli anni 90, lui mi aveva già conosciuto prima del mio arresto ed è una persona che ha visto nascere la scena metal a Milano. E quindi in una casetta sperduta nel nulla, ecco spuntare Marco Caboni. Si va in scena. Ciao ragazzi, piacere di nuovo. Permesso. E subito si parte con gli onori della casa. Mangi chiaro qualcosa. Ah, ma dai, madonna. Beh, sull'ospitalità niente da dire. Comunque arriviamo al punto. Dov'è che Marco
ha conosciuto Mario Maccione. In quel periodo lì, negli anni 90, si frequentavano gli stessi locali. Loro erano questa band di ragazzini che picchiavano giù metal da paura. E vabbè, poi è successo il disastro, ti giuro, non ci credevo. Non era Mario che conoscevo, io lo conoscevo un metallaro, ma mai pensavo che si fosse fatto tirare in mezzo in situazioni del genere. Sono rimasto a coperta. E tu l'hai scoperto 6 anni dopo, quando l'hanno scoperto tutti, no? Sì, sì. Quindi Marco non era a conoscenza dei fatti nel momento in cui sono successi. E cosa pensi che l'abbia portato? Mario, io sono sincero, io l'ho anche detto, la coglionaggine dell'età. Non c'entra un cazzo, cioè, proprio non c'entra nulla. Mi si è trovato in questo girone dantesco dove sfido chiunque a uscirne fuori. A cosa si riferisce Marco quando parla di ambiente? Ambiente metal, rock, hard rock, speed e compagnia bella che in quegli anni lì a Milano era abbastanza fiorente, diciamo. Ecco perché ci tiene a specificare che l'ambiente non c'entra niente con quello che hanno fatto le bestie di Satana. Durante quegli anni, infatti, i media parlavano con una certa insistenza di collegamenti palesi tra musica metal, omicidi e riti satanici. È la classica situazione in cui si cerca un capro espiatorio, un po' come toccato dopo con i videogiochi, ma la verità è che, come l'essere umano sceglie di agire in determinate circostanze, c'è ancora, tutt'oggi, ignoto. Anche se il metal di un certo genere ti portava a una trasgressione, per farti capire la Marilyn Manson, la trasgressione, la croce al contrario, roba del genere. Poi sono tutte trovate pubblicitarie. Poi alla fine, quando arrivi a un certo punto della tua vita che vai a fare i conti con la tua vita e col Signore, per chi ci crede, si cambia, ragazzi. Secondo Marco erano quindi solo elementi estetici presentati al pubblico per fare scena e non per credenze particolari o l'intento di incitare all'odio. Qual è la cosa più trasgressiva che tu abbia mai fatto? Un bottiglione di canona sul palco, sono salito sul palco ubriaco. Hai fatto qualcosa di più trasgressivo di sì, questo? Sì, beh, dai. Vabbò. Allora col tributo ai Kiss ne abbiamo fatte di tutti i colori. Sicuro c'è qualcosa che non mi sta dicendo, ma lo sento che Marco è stato bello pazzerello. Ma, tornando a Maccione... Mario è un essere speciale, che si è trovato in una situazione dove ci ha messo anche del suo, perché comunque per arrivare a usare certe sostanze in compagnia bella e roba di genere ci devi anche stare dentro. Io ho vissuto la Milano da bere, che poi non era tanto la Milano da bere, ma era la Milano dell'eccesso. Questo perché c'è un elemento molto importante di questa storia che non vi ho ancora raccontato. Le bestie di Satana, oltre ai fatti di cui abbiamo già parlato, erano particolarmente dedite all'utilizzo di droghe pesanti. Le scaline deve essere di giallo, qualche trito, qualche acido, e si drogavano in maniera smisurata. Sostanze allucinogene che andavano ad alterare la percezione dei singoli individui che facevano parte del gruppo. Loro stavano di tutto di più, mi pare di aver capito. Si sono pippati anche i cavalli, cioè per dire. Non c'era un freno inibitore, era un continuo per arrivare allo scopo di avere questo gruppo, che poi vi racconterà anche Mario, che sapete benissimo che chi era fuori era morto. Se non fossero stati presi, magari sarebbe morto anche Mario. Possiamo noi quattro? Tu vuoi uscire? Siamo dentro in questo gruppo qua. O lui e io ti facciamo fuori. Perché tu sai. E se tu esci fuori, prima o poi, come dicono a Milano, te la canti. Ma la domanda a questo punto sorge spontanea. Ma tu come mai non ci sei entrato? A me interessava far musica e trombare. Idolo, nostro padre. Ma alla fine, in soldoni, cosa pensa di quello che ha fatto Mario? Io penso che mai colpevolizzare o aggravare, perché nessuno può essere in grado di capire che cosa ti sta succedendo. Tu pensi che chiunque sarebbe in grado di uccidere se finisse in una situazione sbagliata? Se perdi i freni inibitori, sì. E dato che si sospetta che le vittime delle bestie di Satana siano circa una ventina, e non soltanto le quattro per cui sono stati condannati, gli chiedo: ma secondo te c'è qualcosa che non è ancora stato scoperto tra tutte le cose che hanno fatto? Per me sì. E questa risposta mi lascia un po' interdetto. Non perché credo che Marco sappia per certo qualcosa in più rispetto a quello che ci ha detto, ma perché, conoscendo Mario e il gruppo, ho visto nei suoi occhi un sospetto sconvolgente. Il sospetto è che tutto quello che è venuto fuori da questa storia sia soltanto la punta dell'iceberg. Ci facciamo quindi un ultimo giretto nella sua tenuta. Sono 6 ettari quasi. Che è davvero un posto sperduto nel nulla e che mi porta a chiedergli: non ti capita mai di annoiarti? No. Poi adesso che ho ritrovato Mario ci abbiamo tutti questi progetti in ballo. È stata una bella cosa anche per lui, perché comunque non si sente solo. Anche perché dopo quasi 20 anni di carcere non deve essere stato facile tornare alla normalità. Adesso andate a conoscerlo, troverete un mondo, raga. Quindi lo salutiamo e mentre lo vediamo allontanarsi per un'ultima volta, partiamo per la prossima tappa. Che personaggio incredibile. Prima di raggiungere Mario a una location ancora a noi sconosciuta, cerco di ripercorrere mentalmente un altro scambio che ho avuto qualche giorno prima con Stefano Nazzi.
Stefano è un giornalista di cronaca che conduce un podcast chiamato Indagini. Storie di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. In cui una delle puntate, tra l'altro bellissime che vi invito ad ascoltare, tratta proprio delle bestie di Satana. Prima dei miei incontri con i protagonisti della storia, volevo essere sicuro di ciò che stavo andando a fare e volevo quindi chiedere a Stefano qualche consiglio. La storia delle cosiddette bestie di Satana mi ha sempre colpito moltissimo, perché vedendo le interviste ad alcuni di loro, leggendo tutti gli atti del processo, mi ha sempre molto colpito questa mancanza totale di una spiegazione del perché fecero quello che hanno fatto. Cosa sai dirmi nello specifico di Mario? Mario è una figura particolare, è una figura molto importante nella storia e anche quello che, terminata la vicenda, ha parlato di più. Teniamo conto della cosa che lui era molto piccolo, era il più piccolo del gruppo. Mario Maccione ha 16 anni, è giudicato dal Tribunale dei Minori di Milano perché è minorenne all'epoca dei fatti. Però la cosa, diciamo, più terribile di Mario Maccione è che lui era veramente amico di Fabio Tollis e però partecipò al suo omicidio. Abbiamo mangiato fuori prima di venire al Midnight, la pizza, era tranquillo, tutti e due tranquilli, scherzavamo, un po' in disparte. Il primo tentativo di uccidere Fabio Tollis e Chiara Marino nel parcheggio alla notte di Capodanno lo fecero in maniera assurda, infilando dei petardi nel serbatoio della macchina. Anche lì Mario Maccione era presente, ma non fu artefice. Dopo aver rischiato di essere uccisi nell'auto, cos'è che li spinse a tornare nel bosco? Perché anche loro erano entrati in questa dinamica. Qualcuno di loro disse che Fabio Tollis era addirittura cosciente di quello che sarebbe successo. Davvero? Eppure andò lo stesso. Quindi erano dinamiche proprio di gruppo, quasi infantili, ma portate a un estremo, a un eccesso oltre ogni limite. Se non ci fosse stata la confessione di Andrea Volpe. Io li ho accompagnati fino dentro a sto bosco qua, dove la buca era già stata preparata. Quel delitto non sarebbe mai stato scoperto. C'è questo video di una trasmissione Rai di Michele Tollis che incontra Andrea Volpe in carcere e gli dice: comunque tu devi scontare la tua pena, ti faccio comunque in bocca al lupo. Il perdono non ci sarà mai per quello che ci avete fatto, però ti lascio con un in bocca al lupo. Allora guarda, ti ringrazio veramente 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 molto. Torniamo quindi a oggi e al mio incontro con Maccione. Ci dà quindi appuntamento vicino a una strana roccia molto caratteristica in mezzo a una strada nel nulla. Mario dovrebbe essere qua. E, dopo qualche minuto, piacere, Alessandro. Per metterlo a suo agio, decido di non riprendere immediatamente le nostre prime conversazioni, in cui semplicemente parliamo del più e del meno, iniziando a conoscerci. Decide che vuole raccontarci del suo passato in un posto che frequenta abitualmente, un bosco poco distante da lì. Quindi arriviamo e mi spiega come mai ha deciso di raccontare la sua storia tramite me. Guardavamo insieme, la mia compagna e lei, i tuoi video. Ho fatto un periodo che ero sempre sotto perché... uscito dal carcere, ti immagini, io sono entrato nel 2004. Sì, che non c'era niente. Sono uscito nel 2017 e ho detto, cazzo, sono indietro, sono rimasto indietro, no? Allora tentavo di recuperare, guardavo un po' come si viveva, no? Pensate a quanto assurdo deve essere. Stai letteralmente rinchiuso dentro una gabbia per 20 anni, esci e non hai la minima idea di come il mondo sia cambiato. Tutto quello che conoscevi della cultura pop è completamente diverso. La gente ha riferimenti diversi, ascolta musica diversa, guarda film e serie che tu non hai neanche sentito nominare. È quasi come andare a dormire e risvegliarsi 20 anni dopo. Hai solo spiegazioni di gente che è appena entrata e ti racconta come fuori. Guarda, il carcere la considero una micronazione, con delle sue leggi, delle sue... perché è così? E io, per chi è stato in carcere, ho sempre la solita domanda. Ma tu ritieni che il carcere serva? No, al 90% no. Il carcere di Bollate ha il 17% di recidiva, invece normalmente hanno il 70% di recidiva i carceri. Che vuol dire che in media, nel 70% dei casi, chi esce dal carcere torna a fare la vita di prima. Questo perché, semplicemente, nonostante nel carcere si facciano anche delle attività che cercano di allontanarti da quel mondo, il vero criminale, diciamo, quello che sceglie di essere un criminale, non partecipa a nessuna delle attività che loro ti propongono. Tu hai scelto, hai fatto una scelta di vita, sono fatti tuoi. Perché tu ritieni di non aver scelto di... No, io guarda, dal primo giorno che sono entrato, sono uno dei pochi che ha fatto, basta, finita quella storia, sono in carcere, meno male. Meno male? Sì. Dire meno male per essere finiti in carcere, sinceramente, non me lo sarei mai aspettato. Perché quanto tempo è durata fuori? 9 anni. Mario si riferisce al tempo che è passato da quando ha commesso l'omicidio a quando è stato scoperto ed è andato in carcere. 9 anni solo con i miei computati fuori, con storie di brutte.
li ho conosciuti che avevo 15 anni fino ai 24, perciò ho vissuto quegli inferni, lo considero un inferno quello che ho vissuto io. Come sono finito dentro, ho detto ecco, adesso veramente ne sono uscito, non importa quanti anni farò, però posso cambiare, posso ricominciare da zero e ricostruire il nuovo Mario. Il Mario che vedi oggi non c'entra niente col Mario che c'era prima. E com'era il Mario che c'era prima? Mario che c'era prima aveva un sacco di problemi, di paranoia, di droga, di alcol, ero anche una persona violenta. Mi chiedo quindi, per arrivare a 17 anni a fare quello che ha fatto, quando è iniziata questa storia? Ma ero piccolo, avevo 12-13 anni, già con un po' di odio verso la Chiesa. Un prete, ecco, che è un essere umano, come puoi assolvermi dai miei peccati? Tante cose che io non accettavo, no? E vedevo come falsità. E giustamente. Vedendo questa mia ribellione, hanno deciso di mandarmi ai Salesiani, che è una scuola di preti, con l'intenzione di farmi raddrizzare. Che ovviamente ha subito l'effetto opposto. E rispetto a dopo, invece? Negli anni 90, che comunque erano completamente diversi ovviamente da adesso, c'era un movimento più alternativo, rock, metal, anche a Milano. E io ho seguito un po' quella strada che dava un po' l'impressione, diciamo, di essere più ribelle rispetto magari un ragazzo normale. Ecco, già io non accettavo la normalità, la vedevo come sottostare. Oggi ho un pensiero completamente diverso. Sono sempre un ribelle per i fatti miei. Per me adesso la ribellione, per dire, è fare totalmente il contrario. Non bere, non fumare, non mi drogo più da 19 anni. 2004. Nonostante prima? Io ho fatto i miei primi tatuaggi a 15 anni e un quindicenne nel 95 quei tatuaggi era una roba super ribelle. A 15 anni il tatuaggione su tutto il braccio, 30 anni fa in effetti era estremo. In piano mi sono interessato dell'occultismo, però era spiritismo. La mia storia come bestia di Satana è stata definita così, ma noi non facevamo riti satanici. Perché, come ci aveva insegnato anche il buon Adamo, ma sono due cose completamente diverse. Lo spiritismo e l'occultismo, che prevedono semplicemente di mettersi in contatto con gli spiriti, non hanno necessariamente a che vedere con il satanismo. Ma il gruppo come si è costituito? Allora, praticamente io ho conosciuto Fabio Tollis, che all'epoca era, noi suonavamo insieme a Cologno Monzese, io abitavo lì, chi era come me metallaro all'epoca. Quando vedeva un altro metallaro eri già fratello, e siccome io all'epoca avevo 15 anni facevamo queste scappate a Milano e ho iniziato a conoscere i primi locali, i ritrovi di tutta la gente che ascoltava questo genere, e da lì ho conosciuto gli altri. Erano Paolo Leoni, Nicola Sapone e un altro paio di ragazzi, un bel gruppetto quindi, conosciuto un po' a caso in giro per Milano, accomunato dalla passione per la musica metal. Almeno all'apparenza. Un paio di persone in particolare erano più credenti nel satanismo, ma non sapevano niente di come fare un rituale o cosa. Ma quali sono le basi del satanismo? Fare il rituale, sono delle messe nere, hanno la loro Bibbia. C'è la Chiesa di Satana che negli Stati Uniti è legalizzata. Marilyn Manson era un esponente, certo. E anche altri. La Chiesa di Satana è un'organizzazione religiosa e filosofica che è stata fondata nel 1966 da Anton LaVey, il più famoso esoterista della storia recente. In realtà la dottrina della Chiesa di Satana si differenzia dalla percezione comune dell'adorazione del diavolo e propone sostanzialmente un insieme di credenze basato su una filosofia individualista. Ma esistono varie interpretazioni del satanismo, anche molto più estreme. Ma poi ci sono varie correnti che invece cambiano, o molti pensano che Satana invece sia un essere buono. E questo mi ricorda proprio di un film che racconta la prima storia di cronaca legata al satanismo, che ho visto per puro caso qualche mese fa. L'ho visto su Prime Video, ma non quello italiano, proprio perché quel film in Italia non è mai uscito. E come avrò fatto? Con NordVPN, ovviamente, che vi permette di far passare la vostra connessione da un server straniero, ingannando il provider che state utilizzando, facendogli credere che in quel momento siate da tutt'altra parte. In questo modo potete guardare praticamente il catalogo intero dei vari servizi di streaming di qualsiasi paese. Ma non solo, perché NordVPN vi permette anche di rimanere protetti da occhi indiscreti, proteggendovi sempre quando siete online. Per non parlare del fatto che basta collegarsi ad altri paesi per avere sconti su voi e hotel, e il buon Marco, che è venuto con me ad Ibiza, l'ha scoperto a sue spese. Ti ho pagato meno perché avevi NordVPN. Davvero? Quanto meno? 150 euro. Mamma mia, NordVPN. Cliccando sul link in descrizione avrete la possibilità di ottenere 4 mesi in omaggio sul vostro abbonamento, che direi che è un bello sconto di cui bisogna approfittare adesso. Link in descrizione adesso e andiamo avanti. Non credo in Dio e non sono neanche ateo. Credo nelle persone buone. Al contrario dei suoi ex amici con cui aveva consolidato un rapporto grazie alla musica. Ma poi? Poi il problema è che, come li ho conosciuti, è iniziato l'uso e l'abuso massiccio di droghe. Le nostre sensibilità sono aumentate e c'era chi vedeva me che mi trasformavo, c'era chi credeva di essere un vampiro. Davvero? Sì, sì.
Quando iniziavamo a riunirci, vedevo che altre persone del nostro gruppo iniziavano a dire: io ho sentito il demonio che mi ha detto di fare questo, quello, quell'altro. E già lì si era creata questa follia di gruppo. Che non poteva che portare a risultati catastrofici. Più che una setta, era una banda. Era strutturata come una gang, perché facevamo prove di coraggio. In che senso prove di coraggio? Allora, quelle più folli, macchina in corsa, ti buttavi giù all'improvviso. Dipende che velocità raggiungevi. Tu che guidavi? No, tu che eri di fianco. Il fatto che io magari mi buttassi dalla macchina e riportassi solo qualche scoriazione aggravava la cosa, no? Pensavamo di essere immortali, no? Tipo, a che velocità vi buttavate? Io ho provato 80, quasi 100. Davvero? Sì. Per lanciarti a 100 all'ora da una macchina, semplicemente per dimostrare che puoi farlo, deve esserci decisamente qualcosa che non va. Ma lo scopo di queste prove? Era dimostrare ai più grandi che noi non avevamo paura di niente. Questo perché i maggiorenni volevano una prova tangibile del fatto che pure i più piccoli fossero degni di stare insieme a loro. E quella della macchina non era l'unica. C'era quella dei binari, sempre più vicini al treno, di passare all'ultimo. Li sono buttato dal ponte di Tresso sull'Adda. Porca puttana. Sì, facevamo tutte queste prove qua. E quanti eravate? E siamo passati da 8, 10, dipende, poi c'è chi è riuscito a uscire, però... Ma mi diceva Marco che chi usciva... C'è chi è riuscito però, eh? Però questo dopo il primo omicidio. E qui si arriva all'argomento clou. Dopo il primo omicidio è tutto cambiato. Lì si è arrivato a un punto dove era proprio gang. Chi usciva veniva ucciso. Ci conferma praticamente quello che ci aveva già detto Marco, ma con qualche dettaglio in più. E solitamente com'è che le eliminavate? Allora, c'è stato il primo caso di omicidio, che è stato duplice. Era stata impostata come una prova di coraggio, però in realtà il primo omicidio è avvenuto per delle gelosie, perché è stato un ragazzo e una ragazza, una coppia. Le vittime del primo omicidio furono infatti Chiara Marino e Fabio Tollis. Fabio aveva la colpa di averci provato per due volte con la fidanzata di un altro ragazzo del gruppo. La prima volta, come punizione, gli avevano spento in tutto il corpo delle sigarette. Mentre la seconda volta hanno scavato una buca in modo che figurasse come una prova di coraggio. Ma in realtà noi non avevamo mai ucciso nessuno. Perciò anch'io, quando ho partecipato questo fatto con lui, con poi quello che è stata la vittima, non immaginavamo mai di arrivare a questo punto. Questo perché solo chi era a capo del gruppo sapeva esattamente cosa voleva fare e come voleva farlo, all'insaputa di tutti gli altri. Dove ho sbagliato io è stato sul momento. Siccome era una prova di coraggio tutti contro tutti, per come me l'avevano detta a me, io, come ho visto la gente armata, ho scattato un attacco di panico e per me erano tutti bersagli quelli che c'erano lì. Praticamente, sotto un probabile effetto di droghe pesanti, Mario si è ritrovato in una situazione che aveva inteso come survival, finendo però per uccidere i propri avversari. Ho preso una coltellata quella notte. Portavo un chiodo che mi arrivava con le maniche qua. Perciò, per tirarmi questa coltellata, vuol dire che io ho alzato una mano, la manica è andata giù e ho parato una coltellata. Praticamente mi volevano colpire. Ma il problema è che... Purtroppo io non ho ricordi. Mi viene un attacco di panico se ci penso troppo. Okay, perché? No, perché l'ho vissuto come trauma. Mi vengono dei ricordi confusi. Mi ricordo all'inizio, quando io ho preso l'arma. Cos'era? Per attaccare, era un martello. E poi da lì colpivo, ma non so... Ma in quanti eravate? Quella notte eravamo in 5. E il risultato è stato che? Mi hanno dato il reato sul ragazzo. Ma era solo lui da dover uccidere inizialmente o entrambi? Perché non dimentichiamoci, appunto, che oltre a Fabio morì anche Chiara, l'unica ragazza del gruppo, fidanzata inoltre con Paolo Leoni, il vero mandante. No, era stato pensato entrambi, perché siccome lui sbagliava con le donne di questa persona, la donna che poi è finita anche lei uccisa era la sua donna, l'ultima donna con cui ci ha provato. La sua ragazza? Sì. E che colpa aveva lei? Per lui non era una ragazza normale, era la sua schiava, doveva pagare. Era vista come un essere gregario rispetto agli uomini e quindi destinata solo ad alcune funzioni. Che roba assurda. Non c'era un ragionamento normale. Mi chiedo come si è potuti arrivare ad uccidere due persone dentro quello che sembrava più o meno un gruppo di amici tradizionale. C'è stata l'entrata di una persona in particolare, che poi Andrea Volpe. Da lì si è pensato di uccidere, perché era una persona completamente senza empatia. Quando è entrato nel gruppo, lui non sapeva le vicissitudini che c'erano fra di noi, queste storie delle ragazze, non sapeva neanche perché lo stava facendo. Infatti, quando gli hanno chiesto perché l'hai fatto, mi hanno detto di farlo, è stata la sua risposta. Durante il processo, poi, l'unico che ha cercato di dare la spiegazione alla storia sono stato io, perché gli altri non hanno voluto parlare. Ma tu eri quello che era più amico, no, di lui? Sì. Io stesso ho detto che era il mio migliore amico, perché poi, a priori, dopo tutto quello che è successo, se riguardo chi era mio amico lì, lui era
Ma quello che mi chiedo è: perché Fabio e Chiara si presentarono all'incontro? Con quale scusa riuscirono a convincerli? Allora, per lui gli era stato detto che lei doveva pagare. Ah, quindi lui pensava che E lei, lui. Siccome c'era stato già un tentativo, non di ucciderlo, ma era una prova di coraggio grossa, li hanno bruciati tutti e due all'interno di una macchina e loro dovevano uscire in tempo. Infatti per loro non era reale, perché se no, se per loro era reale, già quel tentativo, se l'avessero preso come un tentativo di omicidio, non sarebbero mai venuti. È davvero una storia agghiacciante, ma non finisce qui. E poi il fatto di farlo la prima volta ha reso più facile poi il dopo uccidere altre persone. Perché hanno fatto pagare un'altra persona il fatto che non era lì quella sera a fare il palo, l'hanno fatta suicidare. Davvero? Con mettendogli delle droghe nel bere per un anno. Questa persona una sera era in macchina, gli hanno detto, è una storia molto pesante, per quello non è... Se vuoi sederti. Se c'è ancora di peggio rispetto a quello che ho sentito, forse è meglio. Quelli che io credevo che erano miei amici all'inizio, poi si sono scoperti dei killer. E io penso che col primo omicidio loro hanno scoperto di esserlo, e c'è chi è piaciuta questa cosa. Mentre io no. Un altro ragazzo che ha scavato la buca, che è quello che mi ha tatuato, è andato fuori di testa. È stato ricoverato in psichiatria ed è riuscito così a sfuggire a noi. Okay. Che, insieme al carcere, era davvero l'unico modo per uscire da quel gruppo. In realtà, però, Mario aveva provato a rompere anche prima. Mi sono staccato perché tante cose non quadravano e poi proprio Andrea Volpe mi disse quello che era successo. Però dicendomi che, anche se l'avevano fatto loro, io avevo partecipato, dicevano che siccome io non mi ricordavo, nella fossa che avevano scavato c'era il mio sangue e se io parlavo, tutte le prove ricadevano su di me. Ma perché non hanno provato ad ucciderti? Sì, ci hanno provato. Dal 99 al 2004 sono 5 anni. Io per 5 anni ho vissuto in questa maniera. Intrighi, trappole. Mamma mia, immagino... Frequentare altre persone, non potevo dire niente a nessuno. Per il discorso del sangue. Sì. E quindi, se nessuno ha parlato, come ha fatto a uscire la storia così dopo tanto tempo? Si è scoperto nel 2004 perché proprio Andrea Volpe, insieme alla sua ragazza dell'epoca, hanno ucciso la sua ex ragazza. E da lì sono usciti fuori gli altri omicidi. Tu immagina, io quando sono entrato mi sono drogato per 9 anni di seguito senza mai fermarmi un giorno. Perché per me erano diventati come medicinali. Ma dove trovavi i soldi per drogarti? Noi lavoravamo, tutti. Poi c'è chi faceva piccoli spacci e riuscivamo a procurarci la droga. La tua famiglia in tutto questo? C'era un rapporto conflittuale dopo che è successo il primo fatto, dove io sono stato coinvolto. Io sono stato ancora più conflittuale verso di loro e per non fargli capire quello che avevo fatto mi staccavo sempre di più da loro. Ma c'era qualcuno che lo sapeva della prima uccisione? Ma che avete dici fatto? All'infuori di noi? Sì. No. Ma torniamo al suicidio indotto, quello di Andrea Bontade, il più debole e sensibile del gruppo. La sera dell'omicidio non si è presentato e lui aveva il ruolo di fare il palo, di guardare se arrivava qualcuno fuori dal bosco. È successo che lo hanno condannato. Ma subito dopo avermi raccontato la storia, Mario ha visibilmente bisogno di un attimo, perché i ricordi stanno iniziando a riaffiorare troppo vividamente. Vuoi che ci fermiamo? Sì, dai. Rivivere una storia come questa non deve essere facile, quindi prima di continuare gli chiedo qualcosa in più su di lui oggi. Ho deciso di scrivere questo libro di come sono uscito da tutte le dipendenze, tramite lo sport, tramite lo stare in contatto con la natura, aiutare le persone, poi ho fatto anche volontariato. Che dimostra il fatto che Mario oggi vuole sinceramente aiutare gli altri e diventare la persona che non è mai stata prima di entrare in galera. Dentro cade la maschera, ti non riesci più a recitare una parte. Lo fai all'inizio ma poi... Esci tu. Sì, ti scoprono. A questo punto Mario prende coraggio e finisce di raccontarmi la storia di Andrea, a cui visibilmente tiene molto. Questa persona doveva pagare, ero rimasto qua, no? Sì. Allora hanno pensato bene di mettergli sostanze nel bere e lui è entrato in questo mondo dove non era più se stesso. Lui già di carattere era una persona molto sensibile, molto plasmabile, anche perché poi lo eravamo, diciamo, un po' tutti, perché sennò non facevamo parte di quel gruppo, no? E diciamo che questa cosa si è accentuata facendogli questo lavoro mentale con le droghe. Era un pupazzo nelle loro mani, facevano di lui quello che volevano, l'hanno testato nel tempo e alla fine sono arrivati a capire, probabilmente la volta giusta. Lui era nella sua macchina e loro gli hanno messo 10.000 lire in mano e hanno detto: se non lo fai tu, lo facciamo noi. E lui è andato dritto a una rotonda ed è morto così. Si è suicidato facendogli pressioni psicologiche da parte di tutti quanti, umiliandolo. Si è schiantato contro un muro e non si è salvato.
Uccidere qualcuno è un atto spregevole, ma, se possibile, indurre qualcuno al suicidio è ancora peggio. E arriviamo alla fatidica domanda. Ma quante persone saranno, cioè, sono morte in totale? Io, per certo, non ne ho idea, ti dico la verità, non lo so. Ognuno poteva fare quello che voleva, perciò io non avevo il controllo dei miei coimputati. So di per certo che loro ne hanno fatto un altro proprio perché me l'hanno detto. Quindi secondo te ci sono delle cose che nessuno ha ancora mai scoperto? Sì, di certo questa persona qua che ti ho detto, che è un altro suicidio indotto. Conoscendo loro come erano fatti, io penso di sì che ce ne siano altri. Mentre torniamo alla macchina per spostarci verso la nostra ultima tappa, Mario mi racconta anche del cocktail speciale che usavano bere ai tempi dentro al gruppo. Era un intruglio, c'era pestata la mescalina, LSD, c'era anche un po' di cocaina molte volte, dipende dalle volte. Il tutto, questo qui era pestato, il tutto con tanto di alcol puro così, si passava, ognuno sorseggiava e io lo dovevo finire. Come avete fatto a non morire di overdose? Ma guarda, è per quello che pensavamo di essere immortali. E poco prima di uscire dal bosco, incontriamo un paio di habitué del posto. Buonasera. Come sta? A noi ci siamo già incontrati. Ah, è vero. Come stai? Tutto a posto. Sì. Non ti stavo riconoscendo, camuffato. Hai visto? Che ovviamente non potevano che andare a parare verso un'unica direzione. Cerca di donne, ragazze. Proviamo. Dopo tutto quello che avevamo appena sentito, è stato un momento quantomeno grottesco. Ma quindi tu sei venuto qua in Sardegna perché stavi con una ragazza sarda? Sì, ma principalmente perché, avendo bazzicato, diciamo, tutti i carceri comunque in Lombardia, io restavo dentro, gli altri entravano, uscivano. Cosa succede? Che quando sono uscito io mi sono ritrovato con le persone di dentro. E quindi, per dare un taglio netto alla sua vita, Mario ha deciso di allontanarsi anche fisicamente da dove è cresciuto. Mi continua quindi a raccontare la sua filosofia oggi. Tanti magari anche quando sbagliano, soprattutto chi sbaglia, prima di sbagliare dovrebbe capire che c'è un'altra possibilità. E anche se ha sbagliato, nel momento che ha sbagliato, deve crederci, può cambiare, cioè il mondo non è solo come pensa lui, perché a me è bastato solamente cambiare le mie convinzioni, quello sono che fanno le persone, le tue convinzioni sono, tu sei le tue convinzioni, non c'è altro, quando le cambi tu cambi, che quello che ho fatto non mi piace, non mi è piaciuto, non l'ho mai accettato. E poi prosegue a raccontarmi di queste prove di coraggio che, storia dopo storia, mi stupiscono sempre di più. Nei boschi o al buio, uno si metteva vicino a un albero e poi c'era uno col coltello che te lo tirava addosso. Infatti io qua c'ho ancora la cicatrice sul ginocchio che mi ha beccato. E poi c'era quella che correvi e ti inseguivano nel bosco tirandoti sempre lo stesso coltello. Infatti poi quella finiva una rissa molte volte perché... Praticamente una scena da film horror. Arriviamo finalmente a destinazione, un sito isolato dal mondo in cui vige un silenzio che raramente ho sentito nella mia vita. È incredibile, il silenzio si sente. Che roba. Nel niente più totale poi. Tante cose qua, guarda che vista particolare, come di essere in Messico, veramente di pace. Trovo affascinante come Mario, una persona che ha vissuto nel caos più totale, abbia deciso infine di spostarsi nel luogo più isolato che è riuscito a trovare. Riparto con qualche ultima domanda. Tu hai mai pensato al suicidio? No, io personalmente no, perché da quando sono entrato con l'idea di cambiare. Lì dentro fai tanto lavoro per poi riuscire da fuori a essere pronto, preparato mentalmente. E se tu hai una missione positiva, esci fuori e sai che devi continuare, combatti e vedi che la vita ti fa dei regali. E questa è una grande verità. Chi è stata la persona che ti ha aiutato più di tutte? È stato fondamentale l'aiuto di un operatore dove io facevo volontariato, la Casa della Carità, perché lui ha creduto in me, ecco. Non ha guardato il marchio, ma ha guardato la persona. Hai mai parlato con i genitori delle due vittime? Ho aspettato tutto quel tempo della carcerazione, poi dopo qualche anno che ero in libertà, ho contattato questa persona perché dovevo farlo, anche se sapevo di non poter mai ottenere perdono, lo stesso l'ho chiesto. La reazione è stata di un uomo molto avanti, sia psicologicamente che come persona. Ha apprezzato il mio gesto, però logicamente... Era arrabbiatissimo? No, esatto. Ma qual è la sensazione che provi quando poni fine alla vita di una persona? Provi una sensazione di angoscia quando te ne rendi conto. Almeno per me è stato quasi incredibile, quasi non ci credevo, era come se io vivessi un'altra vita, non lo accetti. Ma secondo te se la droga non avesse fatto parte di tutta la vostra storia sarebbe successo comunque quello che è successo?
Magari sarebbe successo qualcosa, però non penso proprio a questa storia. Rispetto al processo... Sono due persone che hanno l'ergastolo. Che sono? Volpe, immagino. La Volpe invece con 4 omicidi per la sua collaborazione ha preso 20 anni e è fuori. Andrea Volpe vive oggi a Ferrara, è uscito dal carcere da poco meno di 10 anni e si è sostanzialmente convertito al cattolicesimo, conseguendo anche una laurea in scienze filosofiche dell'educazione, pentendosi, almeno a parole, di ciò che aveva fatto. Vive una vita solitaria e non rilascia interviste da quando è uscito dal carcere. E approfitto quindi per fare un appello. Andrea, se volessi dire la tua in un mio video, in qualsiasi modo, nelle tue condizioni, sei super, iper, mega, accetto. Ma tu non hai più rapporto con nessuno di quelli? No, 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 no. Ma non avresti voglia di parlare e dire ma che cazzo abbiamo fatto? È successo prima di essere arrestati, a uno ci siamo detti, io gli avevo detto guarda che tra poco ci arrestano tutti, cosa farai tu? E c'è chi ha detto non parlerò mai, faccio allora vi farete l'ergastolo. Siete scemi, siete stupidi, proprio fino alla fine siete stupidi. E alla fine l'hanno fatto, hanno fatto esattamente quello che hanno detto. E penso che sia anche per coprire qualcos'altro che hanno fatto ma non è stato scoperto, però questa è la mia idea. Infatti Nicola Sapone, nonostante i due ergastoli e il ruolo di spicco che aveva all'interno della setta, continua a dichiararsi innocente. È una storia di disonore questa, è una storia di pazzia, di follia. Io mi sono staccato, prima di staccarmi ci eravamo stretti la mano dicendo l'ultimo che rimane ha vinto. L'ultimo che rimane dove? Tra di noi, come se ci dovessimo uccidere ancora. Ah. E infine un'ultima domanda. E cosa diresti a Mario che ha 16 anni? Vattene, cambia vita, ci sono milioni di persone che ti aspettano là fuori. Ma sei arrabbiato con Mario di 16 anni? Eh beh sì, un po' sì, però... Allo stesso tempo, purtroppo, è stata un'esperienza negativa, ma per me è stata un'esperienza che ho purtroppo ho dovuto apprendere da quella brutta esperienza. Non la rifarei mai nella mia vita, però la mia vita è questa, nasce da quella brutta esperienza. E con questa ultima sessione di autoanalisi ci salutiamo definitivamente. In Mario ho trovato una persona che, nonostante abbia fatto delle cose terribili, sta cercando di rimettere in ordine la sua vita. Le esperienze che ha vissuto dentro al gruppo hanno plasmato il suo modo di vedere il mondo e di relazionarsi con le persone, ma la volontà di arrendersi non l'ho vista nemmeno per un secondo. Le bestie di Satana rappresentano una pagina tragica della nostra storia, una pagina impossibile da dimenticare, ma che deve farci da monito rispetto a una verità innegabile. Il male può nascondersi dietro la gelosia, dietro una setta omicida o addirittura dietro gli occhi di un ragazzino di 17 anni. Sta all'essere umano prendersi le proprie responsabilità cercando di estirparlo alla base senza cercare scuse e senza puntare il dito verso qualcosa che non esiste. Quella foto era appena uscito dal carcere. Eri un po' arrabbiato.